tanti in un nuovo video. Oggi sono qui per farvi, come avrete letto dal titolo qui sotto, la mia everyday makeup morning routine. Scusate, è sempre uno scioglilingua dirlo, mi sento già più libera dopo averlo fatto. Che è un video che mi avete molto richiesto nell'ultimo periodo, ovvero in soldoni, diciamo, come mi trucco ogni giorno la mattina. Questa è una routine che ho iniziato ad avere ormai da un paio di mesetti, sì, diciamo da settembre, da quando ho iniziato proprio a lavorare stabilmente. E questo perché ho meno tempo, meno voglia, soprattutto vi dico la verità, mi piace truccarmi, l'ho sempre amato, però quando uno va di corsa oppure è stanco e stressato non ha voglia, cioè perlomeno io amo farmi trucchi un po' alla Mirror Fay nel weekend, ma durante la settimana devo essere il più basic possibile. E in più c'è una novità, come vedrete insomma in questo video, ovvero che ho messo gli occhiali. Come saprete non li tengo H24, ma li tengo gran parte della mia giornata, e questo è stato importante per capire quali prodotti facessero caso mio, insomma, perché ovviamente non tutto è adatto agli occhiali. Ad esempio la base che mi vedrete usare farà sì che qua in mezzo al naso non mi si formino dei solchi grossi così. È più chiaro poi che chiaramente più tenete gli occhiali, più diciamo il trucco tende ad andarsene, soprattutto nella zona del naso. Però con questa base vi dico che se gli occhiali li tengo 2-3 ore i solchi non sono troppo evidenti e ci posso ancora andare in giro. Poi certo dopo 6 no, si vedono. Però insomma ho dovuto cercare dei prodotti che facessero proprio al caso mio in questo periodo, quindi che non mi facessero uscire brufoletti, che fossero affidabili per molte ore, perché io mi trucco la mattina presto e torno la sera tardi. Quindi insomma diciamo che questa è il make up che faccio. E al di là del trucco, che è molto molto semplice, lo facevo già anche l'anno scorso, i prodotti che ho utilizzato sono quelli proprio i miei must del periodo, che penso che una volta finiti li comprerò, perché mi stanno piacendo veramente tutti tantissimo. E siccome appunto me lo stava richiedendo da un sacco di giorni, da un sacco forse di paio di settimane, insomma, questo video, in più ve l'avevo proposto anche io e eravate molto contenti di vederlo, appunto ho deciso di prendere due piccioni con una fava come sempre e realizzarvelo, e spero che vi possa essere utile e intrattenere. Ovviamente vedrete pian piano tutti i prodottini e io vi lascio la parte più interessante del video. Probabilmente per me il passaggio più importante prima di truccarmi è mettere la crema, che vada a innanzitutto ad idratare la pelle e poi la vada un pochino a proteggere da tutto ciò che ci metterete sopra. Poi procedo col burro cacao, perché come sapete le mie labbra sono in condizioni pessime al momento, questo è quello che sto usando. E una volta che ho preparato la mia pelle, il mio viso, insomma in generale, per il trucco, aspetto un paio di secondi che tutto, diciamo, si assorba e poi comincio con la CC Cream di IT Cosmetics. Questa crema, diciamo, questa a metà tra fondotinta e crema, mi sta piacendo tantissimo. Quando la finirò sarà un dramma perché la dovrò ricomprare, e è ottima, io mi ci trovo bene, anche se ho sentito anche tanti pareri negativi. Io non saprei dirvi, diciamo che la sento molto leggera e da tutti i giorni secondo me è fenomenale, anche perché ha molta protezione, insomma, solare, e la vado a stendere con la blender di Nabla. Poi procedo con questo correttore di Urban Decay, uno dei miei preferiti di sempre, anche questo ottimo, stracoprente, forse un pochino troppo chiaro per me, però veramente molto buono, regge tantissimo. Poi procedo ad andare a coprire alcuni brufoletti qua e là con questo correttore di IT Cosmetics, che in teoria è pensato per le occhiaie, però devo dirvi io come correttore per occhiaie non mi ci trovo benissimo, lo trovo un po' troppo pesante, quindi io lo vado a utilizzare sui singoli brufoletti che trovo, o punti rossi insomma che ho sul viso. Vado avanti con la cipria sempre di IT, questa collezione mi è piaciuta proprio tanto e ne abbondo proprio come non ci fosse un domani su tutto il viso. Vado poi a creare delle ombre, altrimenti sembro tipo una patata, con la Bama Mama di The Balm, che è questa terra che ho, penso, da quando ho 18 anni e la amo, una delle mie terre preferite di sempre, e ci vado a fare anche un leggero contouring sul naso, sulle tempie e sul mento. Chiaramente non può mai mancare il blush, questo qui è di NYX, e anche questo è abbastanza vecchiotto, però continua sempre molto a piacermi, è iper iper scrivente, veramente ne basta un pelo, infatti non penso che lo consumerò mai perché vi tinge subito. E poi vado con l'illuminante dell'anno, penso, che è Amnesia di Nabla, e anche lì abbondo su arco di cupido, naso e chiaramente guance.
Ed eccoci arrivati al passaggio che più vi sta incuriosendo nell'ultimo periodo, perché sto utilizzando questi due gel di We Makeup, uno nella colorazione 04 e uno nella colorazione 05. Vi faccio vedere come faccio ultimamente le sopracciglia, perché l'avete notato che sono migliorate ed effettivamente è così, perché con questa combo mi trovo veramente bene. Io vado a mischiare queste due colorazioni perché la 4 è, diciamo, troppo chiara, la 5 è troppo scura, quindi le mixo, insomma, e poi con il loro pennellino vado appunto a ridisegnare la forma ed è veramente facile. So che potrebbe non sembrare, ma lo è, anche perché, come potete vedere, quando sbaglio e l'ho tenuto apposta questo pezzo, io poi vado a ritoccare il tutto sempre con un correttore un po' solido, che in questo caso è quello di Mulac. Purtroppo non mi ricordo il numero perché dietro si è consumato e non si legge più. E vado appunto a sistemare la forma, ci impiego tantissimo tempo, ve lo dico, però quando ho finito mi piacciono moltissimo e sono veramente perfette, non solo a detta mia. Riprendo l'illuminante di Nabla e lo vado a mettere all'interno, insomma, dell'occhio e poi sotto l'arcata sopraccigliare. Vi giuro, sembra un passaggio stupido, ma cambia da così a così il make-up. E poi vado ad utilizzare il Black Bubble di Neve Cosmetics, che è uno dei mascara migliori che io abbia provato, insomma, negli ultimi tempi. E questo è molto a tutti i giorni perché si strucca facilmente, mi piace, insomma. E questo è quanto. Poi ci sono io che faccio la sciocca. Io spero che questo video vi abbia intrattenuto, spero che vi abbia tenuto compagnia e che vi sia piaciuto. Il trucco, come avete visto, è veramente molto semplice, non cercavo di insegnarvi nulla. In questo video volevo dare più importanza ai prodotti utilizzati, che alcuni ho comprato, alcuni mi sono stati inviati, e con cui mi trovo molto bene, con cui sto veramente realizzando la mia, penso, full face, perché comunque metto tutto, però in realtà è molto semplice, del periodo con cui mi sto trovando veramente da Dio, quindi appunto volevo consigliarveli in un video un po' più specifico. Spero che vi sia piaciuto, se avete dei consigli, domande, curiosità, come sempre qui sotto cercherò di rispondere a tutti. Vi mando un bacio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!